andare? Vai. Nel breve tragitto fra una fermata e l'altra della metropolitana, solo in Italia saranno morte migliaia e migliaia e migliaia di creature, di esistenze. Muoiono 90 animali al secondo, solo in Italia, ogni secondo muoiono 90 animali sgozzati, torturati, seviziati per gola. Per essere mangiati. Non facciamo finta che solamente perché gli animali non appartengono alla nostra stessa specie, il loro dolore, la sofferenza, la prigionia e quindi la loro vita non debba comunque interessarci. Il dolore è uguale per tutti, non ha specie, non ha lingua, non ha sesso. Il cibo non è violenza. E noi siamo orgogliosi di poter dire ancora oggi che il nostro cibo non ha urlato prima di essere stato messo sulla tavola. Noi il nostro cibo lo coltiviamo, il nostro cibo non viene partorito. Il nostro cibo non viene imprigionato, il nostro cibo non viene stuprato, non viene ingravidato a forza, il nostro cibo non viene sgozzato, il nostro cibo non viene mutilato. E se qualcuno trova magari irrispettosa la parola stupro, se appunto associata agli animali, provate a farvi un giro negli allevamenti intensivi e nei mattatoi, uno degli inferni in terra per le creature che come i vostri gatti e i vostri cani meriterebbero e meritano di vivere senza essere perseguitati. Non è necessario mangiare animali per vivere, ci sono milioni di cose buonissime da mangiare in tutti i supermercati, in tutti i mercati. Non è necessario ammazzare per vivere. Lo sfruttamento non è alimentazione. È allucinante pensare che in questo momento migliaia e migliaia di animali solo in Italia vengano fatti nascere per poi essere uccisi. Provate a pensare se ci fosse il vostro cane e il vostro gatto fatto nascere, tenuto in una gabbia per tutta la loro breve e dolorosa vita e innaturale vita per poi essere ucciso. Questo non è evoluzione. Non è cibo, è violenza. Non è cibo, è violenza. Gli animali sono tutti ammalati negli allevamenti intensivi e tutti ingozzati con farmaci, antibiotici, anabolizzanti, antistaminici, tutto quanto. Di essere ucciso, questo non è evoluzione. Non è cibo, è violenza. Non è cibo, è violenza. Gli animali sono tutti ammalati negli allevamenti intensivi e tutti ingozzati con farmaci, antibiotici, anabolizzanti, antistaminici, tutto quanto, per poter crescere in fretta. E le malattie ovviamente che si prendono gli animali, gli antibiotici li ingerite voi. Se non vi preoccupate della salute degli animali, almeno fate, almeno pensate alla vostra di salute o a quella del pianeta. Il cibo non è violenza. Continuando in questo, con questo ritmo, fra meno di 20 anni la foresta amazzonica sarà completamente distrutta e non rimarrà che un deserto. Gli animali non vedono mai la luce del sole, a parte il giorno in cui vengono caricati nel camion che li porta al mattatoio. È l'unico giorno in cui vedono la luce del sole. E se stasera, andando a casa, sceglierete di mangiare carne, almeno siate coerenti e dite non cosa mangio stasera, ma chi mangio stasera, perché almeno riconosciate agli animali di essere dei soggetti e non degli oggetti. 170 miliardi di animali uccisi ogni anno per essere mangiati, per finire sulle tavole.